parliamo ancora della capogruppo alla Camera dei 5 Stelle Roberta Lombardi. Sapete che nei giorni scorsi ha denunciato di aver perso il portafoglio con le ricevute delle spese sostenute, ha chiesto consiglio via web dicendo come faccio comunque ad avere il rimborso di questi soldi non avendo più gli scontrini. Il web ha risposto con molta ironia. Ebbene, il nostro Danilo Oscarrone è andato un po' in giro a sentire come risolvere il problema. Vediamo. No, non ha ritrovato il portafoglio. Domanda fondamentale per tutta la nazione. Ha ritrovato o no? E che mano le danno i grillini per ritrovare? Ma quei soldi non li recupera più. Che problema è la ricevuta Ha perso il portafoglio, quindi non è più rimborsabile se non porta un riscontro. Lo affronterete questo problema? Ma no, me lo chiediamo a Roberta. Potrebbero fare un referendum interno alla rete per verificare quale modalità migliore sia per lei per farsi rimborsare. Può chiedere di farsi dare le ricevute, una copia della ricevuta. Ma sono tante, 250 euro. Diverse. Vabbè, può essere facile, fa come fare la fotocopia dal originale. Persi, gli hanno rubato. E chi gliela date? Chi gliela date si fa rifare così. Tutto. Deve fare un girone. Vabbè, si fa così, può ottenere rimborso, no? Ma non è che sta qua sotto per caso? Ma non c'è. Scusi, lei è parcheggiatore qui del. Sì. Avete trovato un portafoglio per caso, ritrovato, dell'onorevole Lombardi? No, non l'ho ritrovato. L'ha perso? No, niente. È un argomento che spero non si ripeta per lei, perché io quando perdo i portafogli mi incazzo, cioè mi arrabbio molto, ecco. Forse Casaleggio e Compari hanno spiegato che esistono i ministeri senza portafoglio, la Lombardi è corsa subito ai ripari. La Lombardi ha visto, ha perso il portafoglio con una ricevuta dentro, 250 euro, chi gliela rimborsa? Che significa la Lombardi ha perso il portafoglio? Perso un portafoglio, Possibile una domanda per far uscire una notizia? No, no, come in televisione? Come... Vedi, parlate mentre le camere, vuol dire dimostrare alla gente che si sa quello che si dice. Tu non rispondi alle sue strade. Io non sono esperto in politica, non posso. Ma hanno perso un portafoglio, che consiglio potrebbe dare alla. Non so, no, non. Una preghiera. No, preghiera, certo. Pregare. Preghiera, certo, ma. Pregare per ritrovare il portafoglio. Certo, ma io non voglio commentare di più.